Fare rete per continuare a crescere è la parola d'ordine che anche Confagricoltura ha ribadito agli imprenditori del settore primario riuniti nella sala Vezzuli del polo espositivo di Codogno, in occasione della 224esima edizione della fiera dedicata all'allevamento e all'agricoltura. Si è parlato delle opportunità offerte agli imprenditori agricoli dalle nuove normative in tema di rete di imprese. Dopo l'introduzione dei lavori da parte di Giuliano Toninelli, vicepresidente di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza, la parola è passata a Maria Cristina D'Arienzo, esperta nazionale di Confagricoltura. A lei è spettato il compito di illustrare le norme che consentono alle aziende di piccole e medie dimensioni di mettersi insieme per continuare a crescere. Marco Crevani di Intesa San Paolo ha indicato invece i servizi che il sistema del credito può offrire alle reti di imprese locali. I primi esempi concreti sono stati presentati infine da Gianluca Carenzo del Parco Tecnologico Padano con il cluster per l'avvio delle imprese del progetto Alimenta e da Luca Repossi, presidente della sezione Florovivaisti di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza.